Eccoci qua, pacco aperto, ragazzi. Scusate se non c'è stato il momento del solito taglio del nastro e apertura in diretta, ma è sorto un piccolo problema con la memory card della videocamera, insomma. Comunque, vabbè, non potevo tornare indietro, ovviamente, però non avevo ancora preso niente quando mi sono accorto del problema. Andiamo a vedere insieme cosa c'è dentro. Vediamo questa prima cosa che non era in programma. Allora, però mi ha annunciato e me l'avrebbe spedita. Andiamola a vedere insieme. Vediamo un po', togliamola dalla bustina, togliamola da questa carta da cui è avvolta ed eccoci qua. Wow, ecco qua. Allora, lui mi aveva anticipato appunto e mi avrebbe spedito una custom di Ghost Rider ed eccola qui, ragazzi, in tutto il suo splendore. Ora monto queste mani intercambiabili che erano staccate e ve la faccio vedere un attimo. Eccoci qua. Beh, devo dire che fa una bella figura, il viso è fantastico, la fiamma anche. Ora io non so cosa lui di preciso abbia customizzato perché non me l'ha detto. Credo che questo corpo sia preso da qualche figure che però non riconosco al momento, ma è davvero una figata, ragazzi. Soprattutto il viso qui è davvero impressionante. Credo che questa fiamma l'abbia fatta lui, non so in che modo, ragazzi, ma è un bel lavoro davvero, sembra sul serio, vero fuoco in movimento. Wow, spettacolo. E anche il painting comunque generale qui di questo blu con le sfumature nere è davvero molto ben realizzato, quindi complimenti a Michele, si chiama così il ragazzo che mi ha venduto, non questa, questa qui me l'ha regalata, quindi lo ringrazio infinitamente per questo regalo assolutamente non dovuto ma graditissimo. Ma ora adesso andiamo a vedere il pezzo forte per cui ho pagato, ovviamente ho pagato, ma ho pagato una cifra abbastanza bassa e lo ringrazio anche per questo. Andiamolo a togliere dal box, eccolo qui, e vediamo un po' di che si tratta. Oh, già dal retro si intravede qualcosa, molti di voi avranno già capito, ed eccolo qui, ragazzi, nella sua confezione originale, non propriamente ben imballato, ma comunque nella sua confezione originale, Optimus Primal. Ora ovviamente lo tirerò fuori, non c'è assolutamente dubbio su questo. Vediamo un po'. Oh, ed ecco qui, addirittura, ragazzi, quattro spade invece delle sue due che dovrebbe avere di base. E poi qui c'è il Transformers vero e proprio, eccolo qua, in forma gorilla. Vediamo un po' se funzionano i cannoni. Sì, funzionano e ci sono anche i missili, fantastico. Vediamo un po' se ha l'accessorio nascosto qui. Sì, ce l'ha, eccola qui la sua mazza frusta, credo si chiami così. E vediamo un po' se fuoriesce anche il cannone da questo braccio, già che ci siamo. Sì, ragazzi, fuoriesce anche il cannone, fantastico, davvero fantastico. Era proprio questo, quindi, il regalo che volevo farmi a Natale. Ovviamente così non ha molto senso perché in forma gorilla, in teoria dovrebbe essere in forma robot con tutte queste armi fuori, diciamo. Però questo è Optimus Primal, il capo dei Biocombat, come li avevano tradotti in italiano, o Beast Wars, come si chiamano in inglese, ovvero i classici Transformers, però in versione animale. E dovete sapere che io ricevetti questo Transformers appunto un Natale di molti molti anni fa, quando ero piccolo, e fu uno dei Natali più felici della mia vita grazie a questo regalo, perché ovviamente quando uno è piccolo i regali fanno molto nel Natale, ma anche adesso diciamo che fanno la loro bella parte. Purtroppo quello che avevo appunto da bambino è andato completamente perso, non è che sono rimasti dei pezzi, diciamo si sono persi gli accessori, no, è completamente sparito, non si sa dove. E allora io ho cercato un po' su internet, ho messo anche il post sulla pagina, se qualcuno di voi la segue avrà visto, e ho trovato questo ragazzo appunto Michele che mi ha contattato dicendo di avere questo Optimus Primal, dicendo che me l'avrebbe venduto, e sono riuscito ad averlo da lui a 35 euro, spedizione compresa, che per un pezzo del genere, viste le cifre assurde che si trovano su internet molte volte, è una cosa assolutamente incredibile, quindi lo ringrazio ancora una volta. Ovviamente lo vedremo meglio nella sua trasformazione quando farò la recensione, sempre se siete interessati a vedere questa recensione. Io sono felicissimo finalmente di aver trovato questa figure che cercavo da un sacco di tempo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate con un commento qui sotto, se ce l'avevate, se ce l'avete ancora, magari se lo desiderate.
desiderate. Lasciate il mi piace se il video vi è piaciuto e come al solito se volete aiutarmi condividetelo. Michele fa delle custom che potete vedere sul sito Figure Realm, di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione, e lui su questo sito si chiama Master of Puppets 85, quindi se volete vedere un po' dei suoi lavori vi lascio il link qui sotto in descrizione. Mi sembra il minimo per sdebitarmi del regalo della custom e di questo prezzo fantastico. Noi ci vediamo alla prossima, ciao da Arada, Optimus Primal, e collezionate sempre.